Vi è mai capitato di guardare delle foto dell'Ottocento, inizio Novecento e pensare: wow, ma quanto erano belli! Che pelle perfetta, che punto vita minuscolo, nessuna macchia, nessuna ruga. Com'è possibile? Sarà stata l'alimentazione, lo stile di vita, i corsetti strettissimi? Non proprio. Semplicemente anche i vittoriani ritoccavano le foto. Poco dopo la nascita della fotografia è nata anche la sua manipolazione, sia per fini estetici che umoristici. Il ritocco è diventato una richiesta comune dopo che le prime tecniche fotografiche si sono evolute e le immagini sono diventate più nitide. Agli albori della fotografia era in uso il cosiddetto processo a lastra bagnata, che produceva un effetto più morbido, le imperfezioni erano meno visibili e le persone erano soddisfatte del risultato. Con l'avvento della lastra a secco, i difetti del volto erano diventati più visibili. E questo ai clienti non piaceva. Così cominciarono a chiedere di eliminare le imperfezioni, di ammorbidire le linee. Se ci pensate, modificare i ritratti non era una novità, era una pratica comune anche prima della fotografia. I dipinti infatti mostravano solitamente un'immagine migliorata del soggetto. Difficile crederlo, ma i sovrani erano anche più brutti di così. Ai tempi però i canoni estetici erano diversi e avevano anche la fama di gran fighi. In epoca vittoriana solitamente le fotografie erano ritoccate dal fotografo, ma nulla vietava al cliente di modificare le proprie foto. Venivano pubblicate delle vere e proprie guide per insegnare alle persone come modificare le foto. Ma come potete immaginare, il lavoro tra un buon professionista e un ritoccatore improvvisato era di qualità ben diversa. Anche l'abilità dei fotografi ritoccatori poteva variare. L'apice delle modifiche avvenne nel periodo edoardiano, quando l'ideale di bellezza si allontanò ancora di più dal reale, soprattutto per le donne che volevano apparire con una vita estremamente sottile. Le donne già indossavano bustini, imbottiture per i fianchi e per i lati del busto, per cercare di arrivare a una forma clessidra esasperata, ma questo non bastava per raggiungere il risultato che si vede in molte foto. Quindi interveniva un ritoccatore che riduceva il punto vita in modo estremo. Quasi nessuna poteva avere curve così esagerate, nemmeno l'attrice e modella Camille Clifford che si vede in questa foto. Un seno e un sedere abbondante e un punto vita sproporzionalmente piccolo. Inoltre, anche se l'ideale dell'epoca era il vitino da Vespa, erano poche le donne che stringevano i corsetti a tal punto da ottenere i risultati che vedete in queste foto senza però dei ritocchi. Anche i reali non rinunciavano ai ritocchi fotografici. Qui possiamo vedere come è stata ridotta la vita all'arciduchessa Maria d'Austria, diventata regina di Spagna nel 1879. Qui vediamo la regina Maud e il re Haakon VII di Norvegia, quando erano ancora il principe Carlo di Danimarca e la principessa Maud del Galles. Qui invece possiamo ammirare il ritocchino al punto vita della principessa Sofia di Prussia. Quindi anche i vittoriani andavano in ansia guardando quelle foto che rappresentavano modelli di bellezza irraggiungibili. Bisogna dire che mentre oggi noi guardiamo una foto e ci aspettiamo che rappresenti com'è in realtà quella persona, in passato sembra che questa aspettativa non ci fosse. Vedendo un dipinto si dava per scontato che il soggetto non fosse esattamente così. Si sapeva che c'era una sorta di licenza artistica e che il soggetto non veniva rappresentato com'era realmente, ma in una specie di versione ideale. Questa informazione prendetela con le pinze perché non è facile capire cosa pensavano guardando un ritratto le persone nel passato. La scrivania del ritocco. Diamo un'occhiata a come avvenivano questi ritocchini. Inizialmente i fotografi rimuovevano i difetti da ogni singola stampa usando un pennello e del colore, ma era un processo molto lungo, una vera rottura di balle. Così pensarono di ritoccare direttamente il negativo, prima che andasse in stampa. Per i ritocchi, gli esperti utilizzavano un supporto come questo. La cornice centrale conteneva un pezzo di vetro, su cui veniva posizionato il negativo. Attaccato alla base, uno specchio regolabile o un pezzo di cartoncino bianco rifletteva la luce attraverso il negativo. Un pezzo di legno sporgente, a volte accompagnato da tende laterali integrate,
o un pezzo di stoffa gettato sopra l'intero aggeggio impediva alla luce di illuminare il negativo dall'alto. La scrivania del ritocco era posta davanti a una finestra esposta a nord, perché secondo una guida del 1898 la luce da nord era meno variabile. I ritocchi venivano fatti sul lato del negativo coperto dall'emulsione fotografica. Utilizzavano matite, fluido per ritocco, vernice negativa, coltello per incisione e pasta per incisione. Con le matite sfumavano e ammorbidivano le imperfezioni. Come potete vedere qui, hanno eliminato le rughe del collo, ringiovanendo questa signora di una quindicina d'anni. Non pensate che solo le signore cedessero alla possibilità di apparire come delle bambole di porcellana. Anche gli uomini si facevano ritoccare, come questo signore a cui hanno tolto il piccolo neo, le rughe e aggiunto luminosità alla pelle. Con i coltelli da incisione rimuovevano eventuali aree indesiderate, così da rimodellare la mascella, il naso o l'intera figura, posizionando strategicamente i soggetti di fronte a sfondi semplici e più scuri. Era abbastanza semplice per un fotografo esperto cambiare la forma stessa del corpo. Erano anche in grado di incidere i capelli su una testa parzialmente calva o rimodellare le sopracciglia. Le lentiggini erano considerate un inestetismo, perciò anche quelle venivano rimosse. Riuscivano anche a rimuovere i soggetti dalle foto, così che una foto con più di un soggetto diventasse un ritratto singolo. In questa foto fate attenzione al ragazzo sulla destra. Ora c'è, ora non più. Un buon ritoccatore seguiva le linee della figura e creava curve aggraziate senza esagerare. Snellire troppo o togliere tutte le rughe dal viso di un anziano risultava troppo falso. Come vedete qui, hanno rimodellato il collo per farlo apparire più slanciato, come quello di un cigno. Facevano interventi ancora più drastici, ottenendo risultati straordinari, come qui dove è stata dipinta una porzione di abito con un risultato sorprendentemente realistico. Mi chiedo come mai di questa scelta così pudica. Magari i genitori avevano visto la foto e la consideravano troppo svestita. Qui hanno tagliato una protuberanza sul collo della signora e ricostruito perfettamente il colletto dell'abito. Come vedete qui, correggevano anche lo strabismo. E come abbiamo già visto nelle foto post-mortem, disegnavano gli occhi sulle palpebre chiuse dei cadaveri. Guardate che risultato! Voi avreste capito che erano occhi dipinti? Sembrano veri! Questi trucchetti risultavano invisibili perché la stampa della foto era piccola. Ma guardate cosa succede quando scansioniamo un'immagine. Si possono notare le modifiche che erano state fatte sul negativo. Vedete tutti questi piccoli segnetti? Sono questi che rendono la pelle luminosa effetto porcellana. I fotografi svilupparono una varietà di tecniche di graffio per sfumare o evidenziare le immagini. Ad esempio, usavano una matita a punta fine per aggiungere riflessi. Oppure, con una matita smussata e la tecnica del tratteggio incrociato, illuminavano parti del viso, come le guance. Con dei piccoli graffi creavano le ombre che definivano gli zigomi, come facciamo oggi con il make-up. I negativi sembravano rovinati, ma davano vita a stampe stupende. Le foto bizzarre. Esistono molte foto strane dell'epoca vittoriana. Foto di persone che tengono in mano la propria testa mozzata. Foto di fantasmi. I vittoriani si divertivano a sperimentare e creare effetti irreali con quello che per loro era un nuovo mezzo di espressione. Ma come creavano questi effetti? A partire dai daguerrotipi, i fotografi utilizzarono per questi scopi le doppie esposizioni. Combinavano immagini di diversi negativi per creare foto originali. I vittoriani possedevano un certo macabro senso dell'umorismo, per questo le foto senza testa spopolarono. Il fotoritocco aggiunse a molte immagini il brivido di presenze spettrali, in alcuni casi per avvalorare le capacità di alcuni medium. In altri casi era una richiesta delle persone che avevano perso i propri cari e non disponevano di immagini dei defunti. Così si accontentavano delle ombre ricavate da un abile fotografo. Le foto dei fantasmi potevano essere più o meno convincenti, a volte erano palesemente false, fatte solo per corrispondere al nuovo gusto gotico che si stava diffondendo. Il nostro viaggio nei ritocchini vittoriani termina qui. Abbiamo svelato cosa si nascondeva dietro questi magnifici ritratti. Ne vorrei uno anch'io, in bianco e nero, con la pelle perfetta di porcellana. Voi no?
Come sempre fatemi sapere cosa ne pensate in un commento e se volete vedere altre foto d'epoca e rimanere in contatto con me, seguitemi su Instagram. Al prossimo video, ciao!